struttura. E qui va fatto la parte. Siccome che lo spettacolo è molto più lungo. Scusa, comunque. Faccio le donne la mattina e la sera per quella passione che ho già un cervello, no? Signore, perché sono verità tutte. Signori, siccome che lo spettacolo continua e Franco fa una piccola parte di questo affare, Franco chiude il numero con questo esercizio. Fa con questo numero Franco si presupposto a tutte le trasmissioni televisive dei più importanti. Lilli, Stella e Perla con questo numerino. Spettacolino al centro della sedia, guardate, prego una sigaretta. La sigaretta va presa così o va presa per la parte del centro? È solo per vedere se hai capito quello che ho detto, se sai fare al momento giusto quello che fa. Lo facciamo dopo, lo facciamo dopo. Lili, alza la testa e mette la sigaretta sopra la mano. La Lilli ha il compito di riprendere la sigaretta a loro e di far vedere ancora un'altra volta, se non ho visto bene, come va preso la sigaretta. Ma che cosa avviene dopo? Io ero convintissimo. Va preso la sigaretta, prego. Fai vedere a questo sospetto. Meraviglioso pubblico attento, perché non c'è quando una persona è attenta per lo spettacolo che la cosa può essere gradita, piacevole, simpatica. E soprattutto vedendo queste cose. Lili, se tu fai vedere come l'ho messo la sigaretta in bocca a Franco, veramente lascio il ricordo. E il compleanno di Mauro sarà una cosa veramente eccezionale. Sai perché? Perché dicono abbiamo visto una cosa eccezionale. Io credo che sia il parere mio, ma non è il parere di tutti. Però, sempre se tu fai vedere come va messa la sigaretta, guardate se non sembra una. Prego. Ma è una volta perché. Signore Franco, Lilli, Stella e il compleanno di Mauro fa un augurio sincero a tutti gli ospiti, gli invitati o i clienti. Un augurio sincero che il vostro campanile suoni sempre. Buona serata, buon divertimento e grazie per l'attenzione. Grazie a te Franco, grazie per averci fatto vedere questa cosa meravigliosa che sono le tue ragazze. E chiedo scusa se non sono stato attento. Non mi so spiegare come faccia, e pertanto quando le cose non me le so spiegare dico sempre è merito del Signore. Merito del Signore, togli il numero 4, lui mi sembra. Numero 3, credo. Ecco, perfetto. Tutto quello che non so spiegare è perché c'è tanto amore e lui per questi animali ne ha veramente tanto. Grazie Franco. Grazie a te. E ritorneremo di nuovo da Pippo Baudo. Andiamo da chi andiamo? Andiamo per voi. Vabbè, andiamo a Costanza. Ciao, ciao, ciao. Allora, Barbara, facciamo un'altra canzone, dobbiamo andare veloci perché ha pochissimo tempo. Volevano ballare un Benedito. Un Benedito e una Macarena. E poi ho subito un altro spettacolo per voi, d'accordo? Però lo ballate, perché se non lo ballate, io faccio subito lo spettacolo. Va bene? Sei pronta? Vale, buona buona. Just got to get you.
always count the all that she wants. He's an all day man. Hey, hey.
Prima di uscire di casa stasera. Io peso. Come on,
per sturarsi il naso. Ultimo numero, mi sembra doveroso dedicarlo a Mauro e al suo compleanno. Ti ringrazio Samir. Io ho fatto preparare tutto, solo che non mi hanno detto dove hanno messo il mangianastro, che tanto non lo trovo più. Ok, facciamo una musichetta noi comunque. Scarica, adesso la cambio e uso l'altro microfono allora. Quindi questo, io faccio. Sì, eccolo qua. Chiedo scusa. Adesso io adesso ho un altro amico da presentarti. E poi ho un altro grande spettacolo da fare. E speriamo che tutto mi vada bene stavolta, perché. Non è facile fare tutte queste cose. Giovanna Scandella da Rai 1, fantastica italiana, è con noi e ci canterà adesso un brano e vi chiedo scusa se ne approfitto per mettere a posto mentre lei arriva alcune basi, perché chiaramente non possiamo avere una grande orchestra sempre per noi e ora dobbiamo in qualche modo arrangiarci. Ciao. Brava. Brava Giovanna, no, non parlare, proviamo, guarda Giovanna, proviamo questa canzone qua come musica e se va bene il volume, sei bellissima stasera, se fossi lì ti sposerei subito. Problema.
dire, perché non deve fare le volte figure. Adesso ti do il microfono e ti regoleremo la tua voce. E tu chiederai, alzamelo, abbassamelo, mettimi l'eco, mettimi l'eco. Perché molti ne approfittano di queste cose che la gente non sa, ma io so quanti trucchi ci sono in piacere. Ma questa signora non è un trucco, questa è una verità e poi lo sentirete perché. Va bene. Allora parlo poco. Non provo perché questa è lirica, perché è la rimane di Gounod questa, eh? No. Poi se vai sul numero 8, non riusciamo a regolare. Ti ho chiesto, Giovanna, se veramente mi vuoi bene, cantimi la canzone che mi ha fatto divertire qui nella mia vita, una canzone del grande Frank Sinatra, My Way, Giovanna Scandella. It's more.
auguri, auguri. Adesso io prego la grandissima e cara amica Barbara. Farmi due cose. Giovanna Scandella da Giovanna Scandella da Rai 1. E poi vado a coprirmi. Farai al corpo. Sigla, la vostra sigla. Scusa, sono un po' fuori. Mi spegnete tutte le luci, per favore, che c'è di sopra in piscina, in vasca, quel faro dietro l'albergo. Possibilmente, vorrei stare un attimo al buio e a pensare. So, liebe deutsche Gäste. Entschuldigung, weil ich spreche nur Italienisch, aber ich habe nur so präsentiert. Wenn ich bin in Deutschland, in Ich will nur Deutsche, mag ich mal. Das ist nur Show. Nichts mehr. Non so che così fatica suonare, ti cederò una famiglia. Bene, Stefano, io credo che tu non abbia bisogno delle radio per farci vedere quello che sai fare. Che se vado avanti ancora un po', mandano i cazzo. Andassero chi vogliono. Io posso anche lasciarmi, ma quello che io voglio per Tagliata no, perché Tagliata non è secondo nessuno, e perché nessuno la potrà tagliare fuori dalle critiche più belle del mondo. Viva Tagliata! Yeah.
degli altri. Ecco perché prima dicevo che gli artisti meritano da tutti noi un grande rispetto, perché gli artisti rischiano la loro vita per farci divertire. È uno spettacolo incredibile e meritano l'applauso di tutti noi. Giotto, fammi due fuori. Questo è quello che Giotto ha voluto farti per i miei 40 anni. Sono più di due, lo so, ma non è colpa mia, siamo degli amici. Facciamo un'altra canzone, poi spegniamo i microfoni, spegniamo la musica perché la gente deve dormire e io ho già disturbato abbastanza. Per voi adesso faremo C'era una volta il West e subito dopo
a Marcone di Federico Fellini, dopodiché faremo senza musica e staremo qui finché ci pare, finché ci restano, va bene? A dopo, grazie. Un altro applauso per Enzo e Barbara, che sono veramente meritati, tutta la sera che stanno qua a sopportarmi con le mie cose. E vabbè, lo dico dopo in chiusura. Sì. Che mi vengono qua! Che mi vengono qua!
regali con questo brano termina? No, perché non apro i regali, voi non spendete. Come ho detto? La musica così come si fa? Aspetta. Sapete chi era Fellini? Ora se sapete chi era Fellini, un applauso anche a questo uomo. Un uomo che è morto regalando a tutti noi momenti magnifici. Ma come fate questo? Dai, facciamo questo. Ma dai, sono buoni. Grazie, no, noi non è che volevamo andare via, solo nelle... mi sembrava di aver capito di chiudere con la Marcord. Comunque noi siamo qui, a tua disposizione. Non ti preoccupare, è una pausa perché è una canzone stupenda, adesso ho un microfono che va anche male, e la Marcord è nata da una poesia, devo cambiare il microfono. Dai, è nata da una poesia, ma è la mia voce proprio che non va stasera. Me lo regolo un po' perché io di solito ho la voce più squillante. No. Siamo sotto fondo. No, no, e devo dire la poesia, perché se non capite dove è nato Marcord, dove è nato il film, non potete vedere ancora 50 volte, non capirete mai. Marcord è nato dalla poesia di Tonino Guerra, poeta romagnolo. Adesso sta arrivando la torta, così ci mettiamo a piedi di torta e poi andiamo a letto. E parla di un uomo ormai anziano, che si guarda le mani, va bene? Com'è? Si guarda le mani e guardandole si rende conto che sono sporche. E si dice a Marcord, quando aveva 90 anni, le puse più, adesso no. Nel senso che un uomo a 20 anni può avere anche le mani sporche, può commettere anche degli errori, ma quando supera i 40 non ti è più permesso di avere le mani sporche. E a Marcord, dimmi 20 anni e mi meni sporchi. Tonino Guerra è la poesia a Marcord di Federico Fellini, nata da 7 parole di Tonino Guerra. Grande Tonino, grande Federico Fellini. Se volete capire i film di Fellini, guardate, cioè leggete le poesie di Tonino Guerra, perché oltre che essere sceneggiatore dei film, è anche colui che poi dà le idee. E adesso andiamo avanti con la musica, sta arrivando la torta. Io sinceramente non me la sento, siete stati troppo buoni. Ich danke alle deutsche Gäste, ich danke alle französische Gäste, italienische Gäste, ich danke alle. Und, aber in diesem Moment, ich habe keine Lust zum Geschenk aufmachen. Ich mache das ein bisschen später, wenn ich alleine werde. Und wenn alleine werde, ich kann ein bisschen ihren mit sein, ihren Geschenk. Wenn sie so im Bett gehen, ich bleibe hier mit ihrem Geschenk ganze Nacht. Und sowieso, ich bleibe mit euch ganze Nacht. Danke vielmals. Ho detto che non aprirò i regali adesso, ne aprirò più tardi da solo quando voi sarete già a letto, perché in questo modo io potrò stare con voi tutta la notte, perché stanotte non andrò a letto, starò con voi, con i vostri regali. Grazie per avermi riportato. Adesso facciamo fumo negli occhi, no? Smoke in the eyes. Va bene, facciamo quella? Faccio godere, dai.
Andrea Cattarelli, adesso vabbè, meglio tardi che mai, un altro regalo è arrivato. Adesso subito sbocca di lei, poi facciamo vedere dopo. È arrivata la torta. E questa torta che sta arrivando e che vorrei che assaporaste con piacere è il frutto anche di questa cucina dell'Andreucci. Una cucina che ha dato molto all'Andreucci, che darà, io spero, ancora molto all'Andreucci, però senza di lei, perché questo concretissimo compleanno ho preso una decisione, credo, difficile, ma ho deciso che non sarò più in questo albergo. Ma stai dicendo? Non ci siamo. Cosa stai dicendo? Non ci siamo. L'ho appena detto prima. Mi ricordo quando avevo 20 anni ed era possibile che io venissi qua a fare il bello e cattivo in tutto tempo. A 40 anni e passa non lo posso più fare. La legge divina me lo vieta. E perché appunto io me lo vieta, io lascio il tempo. Grazie.
Pronto? Vieni qui adesso, schiamato che. No, eccolo qua. Meglio tardi che mai. Andrea Cantarelli. Si dispenti con gli applausi, non lo potete più. Andrea, io credo in te. Adesso basta che solamente tu creda in te. Grazie per aver portato questa base. E ancora una volta è my way. Perché forse vivrò poco. Ce l'ho io, ti preoccupare. Che numero è la canzone? Che numero? Va bene. Te l'ho messo da solo. Non ci vado. Forse vivrò poco, come mio padre, che è morto a 48 anni. Però i miei 40 valgono come 100 dei vostri. Io vi vivo intensamente, amando le persone, amando tutti voi. E l'amore che io ricevo da voi è una cosa immensa, che mi riempie la vita tutti i santi giorni. Quindi siete buonissimi, siete bravissimi e siete pieni di cuore tutto quanto. Tutti quanti. What's that to do?